Buonasera a tutti, siamo su Amiata Radio, qui da Badia San Salvatore, la radio web della Amiata, raggiungibile sul sito www.amiataradio.it e sulla pagina Facebook Radio Amiata. Siamo questa sera con il sindaco Claudio Galletti di Sindaco Castiglion d'Orcia. Buonasera, sindaco. Buonasera, grazie dell'invito e buonasera ai nostri radioascoltatori. E soprattutto grazie a lei, ce la siamo tenuta un pochino, abbiamo aspettato un pochino ad invitarla perché le cose da fare erano tante per lei, ci sono, insomma, sono stati anni importanti, faremo una bella chiacchierata questa sera sulla sua amministrazione, dando un'occhiata proprio come il suo comune, verso la montagna e verso la Val d'Orcia, da cui poi trae proprio il nome il suo comune. Io ho davanti a me una persona più che esperta, sia dell'amministrazione pubblica, però lei ha anche avuto un'attività imprenditoriale, nel senso che ha lavorato in aziende che hanno portato la nostra provincia, i prodotti della nostra provincia un po' in giro per il mondo. Quindi potremmo fare con lei anche un parallelo tra l'attività pubblica e l'attività privata e come eventualmente si incontrano questi due mondi che talvolta proprio non si vogliono incontrare, anche se si amano e si odiano certe volte. Però vorrei ricordare i suoi 10 anni come assessore alla provincia di Siena nel settore dell'agricoltura e dell'ambiente. Quindi, sindaco, io l'ho detto a tutti, perché ha deciso per la prima volta di fare il sindaco a Castiglion d'Orcia, che poi è proprio il suo comune? Beh, ho deciso, sono stato sollecitato, ero andato da poco in pensione, Ecco. quindi mi trovavo anche senza particolari impegni e ho voluto provare questa esperienza. Ho detto fin da subito che se avessi fatto il sindaco, fossi stato eletto, l'avrei fatto a tempo pieno. Devo dire che per provare a far sindaco, non so se bene o male, questo lo devono decidere i cittadini, ma insomma, per ascoltare i cittadini, dare le risposte, il tempo è più che pieno, è stracolmo, perché davvero i compiti di un sindaco sono tantissimi e quindi, tra l'altro, insomma, con le nuove disposizioni del 2014 ci sono solo due assessori e quindi Ecco. davvero il grosso dei problemi che deve affrontare un'amministrazione ricadono e incombono sul sindaco, per cui è davvero un impegno, insomma, faticoso. Devo dire, forse saranno i 63 anni, ma devo dire che è il lavoro più faticoso che sto facendo nella vita. Io ho fatto 34 anni l'impiegato e il funzionario della CNA, poi in mezzo, Esatto. come diceva lei, ho fatto anche Certo. 10 anni prendendo l'aspettativa all'assessore in provincia. Poi, quando ho finito, sono rientrato al mio lavoro in CNA. Per cui, diciamo, mi sono trovato da una parte in tantissime occasioni in quanto rappresentante degli interessi delle aziende, interessi legittimi, un'associazione di Hai ragione, rappresentanza questo lavoro. di interessi era il mio lavoro, anche magari come controparte della pubblica amministrazione. Esattamente. Poi ho fatto l'assessore in provincia, quindi come amministratore e espressione di una pubblica amministrazione, oggi il sindaco. Devo dire che, insomma, i problemi ci sono da tutte le parti, perché non è del tutto vero che la pubblica amministrazione è sempre solo burocrazia, scarso impegno, poche professionalità. Io ho conosciuto e conosco nella pubblica amministrazione anche impegno, serietà, professionalità. Poi Certo. certo, le leggi sono faticose, a volte sono davvero un intreccio di norme in mezzo alle quali è difficile stricarsi, ma questo non riguarda solo i cittadini, i piccoli imprenditori, anche i piccoli comuni si trovano poi a dover affrontare un'incombenza burocratica per le cose che devono fare, le opere pubbliche, i servizi ai cittadini e quindi poi tutti subiamo questo groviglio di norme che a volte sono troppe, si sovrappongono. Una competenza di enti sovraordinati che comunque complicano la vita ai cittadini, alle aziende e anche ai comuni. Di questo parleremo, sarà anche argomento. Tra l'altro, proprio questa mattina su Rai 1, nella trasmissione mattina, parlavano delle centinaia di migliaia di leggi che ci sono quelle dello Stato, che se ricordo bene sono circa 120.000 o poco più. A Così è. queste vanno sommate anche quelle legate alle regioni, alle province, sempre che poi
tra l'altro le province hanno subito insomma questo nuovo inquadramento, e poi ci sono quelli lì che riguardano anche le amministrazioni, quindi un cittadino, ma lo stesso amministratore, certo, veramente si trova in una situazione, la famosa burocrazia italiana. Però ancora non mi ha detto perché ha scelto di farlo il sindaco, perché ha detto sono un pezzone e così via, e ora invece... ho scelto di farlo, intanto, ripeto, sono stato anche sollecitato, poi ho accettato di buon grado, ho fatto le primarie... indicato e l'espressione del Partito Democratico, ho vinto le primarie, ma perché, insomma, io penso, allora, sono nato a Castiglion d'Orcia, il lavoro mi ha portato a Siena e ho lavorato 22 anni a Siena tra funzionario provinciale della CNA, perché ecco, ricordo, siamo ad Abbadia San Salvatore, certo, dopo 7 anni in fabbrica come operaio, dopo finito l'istituto, io sono entrato a lavorare ad Abbadia in CNA come impiegato e ho fatto qua per 12 anni le denunce dei redditi, le denunce dei redditi, l'impiegato, sì. I servizi alle aziende artigiane, alle piccole imprese. Mi sembrava, forse qualcuno ora dirà, madonna, questo come l'ha fatta a scadere all'alto, in presuntuoso, mi sembrava di aver acquisito comunque una qualche esperienza, mettiamola così. Siccome sono sempre rimasto attaccato al mio paese, ho fatto il pendolare anche quando il lavoro mi avrebbe potuto portare altrove, ho detto ma chissà che non posso dare queste poche esperienze che ho acquisito nella vita che non possano essere anche utili alla mia comunità, e quindi ho accettato perché insomma con un pizzico, non dico di falsa modestia, o di supponenza, però penso davvero di pensavo e penso di poter dare un qualcosa alla mia comunità. Sono attaccato al mio comune, al territorio, alla Val d'Orcia, e mi sembrava giusto provare questa esperienza. Tra l'altro, insomma, questo va riconosciuto, non lo dico per piaceria, insomma, però lei è anche un sindaco che si presenta molto, cioè vuole proprio dalla base, no? Fa delle scelte ascoltando e valutando molto attentamente la base, chiamiamola così, ovvero i suoi cittadini, e proprio per non è che voglia togliere questi 3 anni ormai di mandato, 3 anni, però sì. Proprio c'è stato una prova di tutto questo che almeno credo di aver valutato nella sua persona. Poi ultimamente a Gallina, quando è stato presentato il progetto sul nuovo ponte che collega i due comuni, uno con quello confinante, il comune di Pienza con lei, il famoso ponte Nove Luci, che è crollato durante l'alluvione ormai da diversi anni, lì c'è stata proprio una volontà, un qualcosa che nasce dal basso e che voi amministratori, entrambi sindaci, avete preso in considerazione, se ce lo può ricordare, anche perché questo è un tema molto sentito, certo. C'è un gruppo, tra l'altro Facebook, è seguitissimo, che porta questo nome, tutti lo seguiamo perché seguiamo con attenzione, al di là dell'infrastruttura, lì c'è un po' tutto, no? In questa storia, certo, ormai di diversi anni, se ce la può ricordare, anche perché magari non tutti la conoscono. È vero, è vero. Allora, Ponte Nove Luci sull'Orcia, che interrompe la strada provinciale tra il comune di Castiglione e il comune di Pienza, Gallina, per intenderci. Divelto dalla piena dell'Orcia nel novembre del 2012, 4 anni e mezzo fa. È nato un gruppo, tra l'altro, il gruppo c'era il Ponte dell'Orcia, è la prima volta che lo faccio, colgo l'occasione anche per ringraziare l'amministratore, certo, e chi lo gestisce, perché si affrontano fuori dai sensi di appartenenza di questo o di quell'altro partito, maggioranze, minoranze, i problemi che riguardano il territorio. Io tra l'altro credo di utilizzarlo in maniera attenta, perché non mi sono mai permesso di entrare dentro a questo gruppo che, ricordo, più di 5.000 iscritti ha, più di 5.000 iscritti. Lo credo di fare una cosa giusta nell'intervenire per dare informazione istituzionale, non per scendere sulle polemiche, perché ormai i partiti sono sempre meno in grado di coinvolgere i cittadini, e un amministratore pubblico sì, può fare le assemblee, ma poi viene sempre un numero limitato di cittadini. Per fortuna l'assemblea di Gallina, questa sul Ponte Nove Luci, fu molto partecipata, quasi, certo, 100 presenti, e quindi ripeto, colgo l'occasione per ringraziare chi ha costituito questo gruppo, chi lo amministra,
è un pungolo e una sollecitazione continua a noi amministratori. Gli amministratori devono essere pungolati. E io, finché sarò sindaco, l'ho detto, non mollerò, perché è un diritto del territorio e dei cittadini ricostituire quel ponte. Finalmente si è fatta un'assemblea un mese fa, neanche, certo. Era il 17 di marzo, la provincia ha tenuto in considerazione un progetto che i cittadini avevano fatto redigere da un tecnico abilitato, l'avevano presentato formalmente al comune, noi l'abbiamo acquisito come amministrazione comunale, l'abbiamo inoltrato facendo degli incontri alla provincia e alla regione, chiedendo che si rifacesse il ponte com'era sulla base di quel progetto. Certo. Finalmente la provincia l'ha preso in considerazione, all'assemblea di Gallina addirittura a maggioranza, grande maggioranza, è stato votato il progetto ancora un pochino più economico. Sì, infatti anche l'aspetto economico è stato uno degli elementi. Perché il progetto iniziale che aveva fatto fare la provincia, che prevedeva la ricostruzione di tutto il ponte, facendolo più grande in base alle nuove norme del codice della strada, eccetera, aveva un costo di oltre 7 milioni di euro. Esatto. E ragionevolmente io penso che sarà difficile trovare 2 milioni e 600 mila euro quanto costerà il progetto che è stato approvato all'assemblea di Gallina, molto partecipata, con grande senso civico, perché i cittadini sono indispettiti e subiscono i disagi, però c'è stato, come ha sentito, lei era presente, rispetto verso le istituzioni, qualche voce critica, giustamente. Certo. Perché i ritardi ci sono. Non l'ha nascosto neanche lei, anzi. Certo. Tanti viaggi ha fatto a Siena e tante lettere. E a Firenze. E a Firenze. Certo. C'ho un dossier alto, è vero. Un palmo di lettere, di incontri, eccetera. E quindi sono convinto che se ce la faremo, rifacendo il ponte più economico, perché 7-8 milioni di euro probabilmente non li troveremmo mai con le finanze disastrate di questa nostra nazione. Certo, anche perché si inserisce in un contesto, sindaco, che lei si è mosso molto, perché vorrei ricordare, va bene il gruppo, va bene tutti, cioè, era presente lo stesso presidente della provincia Francesco Nepi, certo. Il sindaco Fabrizio Feddi, certo. Di Pienza, il suo collega, e c'era anche l'ingegnere della provincia, il responsabile del settore strade, però lei si era mosso già all'interno del suo comune con altre assemblee, eravamo presenti proprio con Seminata News, e lì, tornando al gruppo, c'erano appartenenti anche di tante persone che scrivono sul gruppo lì, però già lì lei aveva dato dei segnali molto chiari, non solo sul ponte, ma sollecitava molto anche su altre situazioni, certo. Perché il ponte in qualche maniera, con tutte le difficoltà, ma quello è un discorso che va oltre, perché c'è di mezzo la storia, una cosa che è stata evocata anche durante, certo, che è quasi una tradizione, no? che ci deve essere quel ponte lì, però insomma, lei ha sollecitato moltissimo come amministratore e il suo consiglio comunale, la provincia, la regione, anche per il resto delle situazioni. Sì. Ora siamo entrati subito in questo argomento lì, sono partiti i lavori, fortunatamente si è mosso qualcosa dopo anni, lo possiamo dire dopo anni? Direi di sì, anche quando sono entrato, lo diceva prima lei, nel maggio del 2014, a fine maggio sono stato eletto sindaco, da quasi 5 mesi era chiusa anche la strada Campiglia Montieri a Badia. Certo. Chiusa perché c'erano dei sistemi franosi, si trova subito delle prime risorse, la strada non si apre perché nel frattempo altre frane imperversano. Allora, anche lì, lettere, incontri in provincia, incontri in regione, in qualche caso qualche amministratore delle istituzioni sovraordinate alzava le sopracciglia, come dire, ma quando le troveremo mai i soldi per questa strada? Certo. Poi l'anno scorso, un'estate, 500.000 euro, la regione toscana, dopo lettere, mi pare anche lì ne ho scritte in 2 anni e mezzo, 7-8 e altrettanti incontri. 500.000 euro, tra l'altro personalmente insieme all'Unione dei Comuni chiedemmo che queste risorse fossero destinate all'Unione dei Comuni, d'accordo con la provincia, certo. Si è fatto il progetto come Unione, la gara d'appalto come Unione dei Comuni, assegnati i lavori stanno finendo. Io ho dichiarato, sono stato la settimana scorsa, ho fatto un sopralluogo, che entro il 10 maggio riapriremo la strada.
Tra l'altro è stato fatto anche una variante in corso d'opera per ulteriori 80.000 euro utilizzando il ribasso d'asta per intervenire facendo delle palificate, quindi le 20 palificate in cemento armato profonde 15 metri di diametro 60, dove sopra c'è stato appoggiato ancora il trave di cemento armato. Certo. I lavori si concluderanno entro fine mese, i primissimi giorni di maggio. Io ho detto entro il 10 maggio riapriremo la strada. Ce la faremo. Ora ce la faremo, quindi... Ce la faremo. Ma poi, insomma, da noi si dice la tigna, no? La tigna. La tigna, o per forza o per amore, si dice. Da no, però parte. Questa è però, davvero tra l'altro, no, incrocio le dita. Anche perché... È venuta una ditta... Di situazioni, Una ditta meridionale, sì, perché ha vinto la gara d'appalto, però ad oggi, e stanno finendo lavori, incrocio le dita, si sono dimostrati serissimi, bravi, hanno fatto dei lavori ottimi sulle frane, e ora prima di riaprire la strada, in questi giorni stanno anche verniciando i ponti, quindi i parapetti dei ponti, verrà fatta la segnaletica orizzontale, dei piccoli tratti di asfalto, verrà messo il guardrail sul tutto. Ormai... Siamo ormai a quasi la parte accessoria. È andata anche bene per la strada, peggio per l'agricoltura e la campagna. È stato un inverno che non è né piovuto né nevicato, e quindi hanno lavorato sempre da metà gennaio, quando sono stati assegnati e i lavori. Poi ci arriviamo anche lì al discorso campagna. Finiamo questo. Ormai stiamo percorrendo un po' queste strade, e ormai siamo veramente qui. Verrà aperto tra minuti, possiamo dire, o giovedì o venerdì, anche l'altro ponte che collega la Val d'Orcia con la Val di Paglia. Certo. Siamo già a Val di Paglia, però quello è un nodo essenziale, perché, assolutamente. Non so se c'è stato ieri, poi è stato fatto il colato ieri, lei mi sa dire qualcosa, perché era previsto per lunedì. Comunque, al di là di tutto, lo stesso mi risulta forse oggi, e mi dico, io ho sentito stamani il presidente della provincia, il responsabile, che o giovedì o venerdì ci sarà l'apertura. L'apertura. Sì, sì. Ah, ma questo... Ora, non so, mi auguro che sia la volta buona, possiamo dire ai nostri ascoltatori che non c'è da vantarsi tanto, perché qui c'è voluto troppo tempo, certo. I tempi sono così lunghi che diventano inammissibili. Perché poi ci sono disagi per i cittadini, costi maggiori per le aziende, per gli autotrasportatori. Ho letto quello che in questi mesi ha detto sempre Santoni, il responsabile della FITA, che il loro luogo di lavoro sono le strade. Allora, è davvero un disagio notevole, un disastro. Sono stati calcolati i danni da 20.000 a 50.000 a mezzo. Sì. A mezzo, e quindi non c'è da vantarsi, tuttavia. Usiamo la vecchia metafora, meglio tardi che mai, siamo arrivati. Anche lì c'è stato un po' di discussione, ma a livello amministrativo, un po' troppe. Cioè, davvero bisogna fare uno sforzo come istituzioni, perché le istituzioni, poi i cittadini molto spesso sono critici, ha ragione. Poi però è anche vero che se le istituzioni funzionano meglio e bene, la maggior parte dei cittadini sanno distinguere e apprezzano. Certo. Sanno distinguere e apprezzano. Allora, siccome le istituzioni sono di tutti e il patrimonio di tutti, e se non funzionano è un disastro per tutti, bisogna farle funzionare meglio. Mm-hmm. Fare uno sforzo tutti, e quindi quando succedono disastri, tra virgolette, di questo genere, bisogna che si trovino delle strade per fare più in fretta possibile, nel rispetto delle leggi, ma trovare anche le deroghe necessarie per accelerare i tempi. Certo. Perché è inammissibile che una strada così importante, perché il disagio è notevole sulla strada Gallina Pienza, tuttavia è una trasversale che si può bypassare in maniera ragionevolmente meno costosa, con meno disagio, ma qui siamo di fronte alla strada statale 2, la Cassia, una strada longitudinale che è di grande comunicazione e di grande transito. È oltre 2 anni che è chiuso. No, ma non solo, poi noi si parla del ponte, ma a monte, poco prima della galleria, c'è un altro sistema franoso, hanno dovuto intervenire anche lì. Certo. E poi è una situazione provvisoria, non si sa come andrà la situazione provvisoria, comunque, diciamo, meglio tardi che mai. Sì, ora, il ponte dovrebbe garantire la sua stabilità, e il doppio senso di marcia. Cioè, aperto a mezzi pesanti e leggeri. Aperto a mezzi pesanti e leggeri, per cui è vero che è una roba che sembra, come dire, messa lì, però tuttavia garantisce circolazione e stabilità.
Certo, questo ci dicono i tecnici. A proposito dei mezzi pesanti, per tornare un attimino indietro, anche il progetto su 9 ponti prevede il passaggio un po' per tutti. Certo, no, questa è stata una sottolineatura importante. Assolutamente. Ora non vorrei far confusione con gli ascoltatori. Non so se la regia possiamo andare avanti, se vuole fare un piccolo intermezzo. Sindaco, oppure chiedo, visto che stiamo sulla strada, l'abbiamo sfidato l'altro giorno, andavo a Siena, ho allungato un pochino gli occhi verso la campagna. È una campagna che soffre un pochino, non un pochino, soffre, possiamo dirlo questo qui. È stato assessore, sa che cosa vuol dire questo tipo di lavoro e che tipo di sofferenze può portare. Tanto, una stagione come tanto, perché l'ennesima stagione. L'ennesima, perché allora, tanto per dare qualche dato, magari qualche nostro ascoltatore non lo conosce, mediamente nella nostra provincia da sempre cadono dai 750 agli 800 mm d'acqua ogni anno nell'arco delle quattro stagioni dell'anno solare. Sono state scarse le piogge in autunno, è stato un inverno praticamente senza neve e un inizio primavera al mese di marzo, ora siamo a 10 aprile, senza pioggia. Mancano 200 mm d'acqua all'appello in questa stagione, certo. Forse di più. Se non ci sarà un recupero nel mese di aprile e di maggio, saranno problemi enormi per la maturazione del grano e quindi per le trebbiature, e poi danni stress idrico le vigne e gli oliveti. Vanno di stress idrico, no? E quindi si parla dei vigni e dell'olio, delle nostre eccellenze. E quanto incide? Esatto. A livello economico, a livello anche di lavorativo, ovviamente, certo. No? Perché poi c'è l'indotto, no? Degli stagionali, insomma, di tutte le persone che sono lì per la futura vendemmia, la trebbiatura. C'è il rischio reale, appunto, che manchi poi reddito per le aziende. Livelli occupazionali che, anche se sono periodici, avventizi, che durano pochi mesi, e tuttavia sono sempre lavoratori che attraverso questi mesi di lavoro c'è una buona integrazione al reddito familiare, e spesso molti ce la fanno a maturare anche la possibilità di prendere poi la disoccupazione, l'indennità, eccetera. Per cui è un bel problema. Si spera che ora, magari in questo mese d'aprile, entro metà maggio, ci sia un buon recupero, però mi pare che la stagione tende al bello. Vedo che a Badia San Salvatore, ho visto prima, arrivavo con la macchina, sono 14 gradi, il 10 d'aprile mi pare siamo parecchi gradi sopra la media. Sopra la media, anche perché siamo a più di 800 metri. E parlando di agricoli, prima della pausa, non per stringere, però oggi credo ci sia stata la firma di un atto notarile a Siena, parliamo dell'acquisizione da parte del Metafor della ormai ex, possiamo dire, Foramiata. Di sì. Purtroppo qualche decina di sofferenze, insomma, questo era un po' da mettere in conto, e ci sono anche delle discussioni, è tutto normale quello che accade, però è stata risolta. Lei, se ricordo bene, tra l'altro era presidente di uno dei comuni quando accade il tutto, o sbaglio, quando fu dichiarato il fallimento? Sì, era quel periodo. Era quel periodo lì, ricordo in prima linea, proprio a Pian Castagnaio, lì al cosiddetto campo di fiera, quando fu fatta la prima assemblea pubblica con i lavoratori. Due parole su questa soluzione. Come dire, sono agricoli anche loro, sono agricoli anche loro. È una situazione che ragionevolmente lascia dietro tanti strascichi e tanti malumori e tanta sofferenza da un punto di vista lavorativo, perché lì avevamo quasi 100 lavoratori cosiddetti avventizi che lavoravano molti mesi all'anno e ora sono 2 anni e più che non lavorano. Esattamente. Avevamo 145-150 fissi e diventeranno 70-70, sono già, e quindi è chiaro che si perde un punto occupazionale molto importante. Io ho sostenuto in più occasioni che ci sarebbe bisogno di politiche pubbliche più forti, perché gli imprenditori ovviamente fanno il loro mestiere, certo, giustamente, e quindi anche l'utilizzo della geotermia, diversificando da quelle che sono
anche l'utilizzo un po' tradizionale, è evidente che bisogna che ci siano le politiche pubbliche che mettono in moto un'idea, una progettualità, possibili opportunità e poi gli imprenditori che ci si inseriscono dentro. Un po' come successe, è vero che è datato ed è vero che si è costituito poi aziende che insomma sono state poco competitive e hanno avuto bisogno di assistenza, ma quello che successe 35 anni fa con il progetto e la vertenza nata vedeva politiche pubbliche forti dietro e un progetto complessivo che mettevano in campo le istituzioni pubbliche. E poi ci sono entrati dentro ovviamente i privati, gli imprenditori. Certo. Oggi le politiche pubbliche sono molto deboli se non assenti, le risorse sono poche. La vicenda ora Flora Amiata è una vicenda dolorosa, ma non poteva che finire così, ragionevolmente. Anche perché il 22 perché febbraio... Perché si poteva rischiare anche che finisse peggio. Sì, il 22 febbraio, o c'era questa acquisizione o... E quindi, che dire, si capisce il tutto, nel senso che chi rimane senza lavoro non può che manifestare amarezza e quant'altro, ma mi pare che comunque sia una soluzione che poi ci consegna il male minore. Il male minore. Allora, ci fermiamo un attimino, poi riprendiamo con il sindaco Claudio Galletti qui su Amiata Radio. Ricordo, se volete mandare domande al sindaco, potete farlo direttamente sulla pagina Facebook Radio Amiata, appositamente dedicata a questa diretta.